non è nel programma. Siamo nel programma. Siamo nel programma. Allora, sono proprio curiosa di vedere. Allora, signori, sono felicissima di potervi presentare questo libro che è il mio parto. Io non sono una mamma, ma questo è il mio figliolo. Ci ho messo 3 anni per realizzarlo. Si chiama Coppa che deve succedere. Coppa che deve succedere è una serie di cursus sull'amore, ma si chiama così per un motivo. Coppa che deve succedere in napoletano significa sopra quello che succede. E perché significa sempre visto dalla realtà sopra, quindi proprio appoggiato sulla realtà, sia visto al di sopra. È una panoramica di un viaggio iniziatico, parlato dal professore Angelo Calabrese, che ricordate, scrittore e giornalista che mi ha curato la presentazione, ha scritto anche il saggio critico per questo libro, paragonato alla Divina Commedia, che come sappiamo non è semplicemente un saggio letterario, ma sì, un vero e proprio passaggio, ma inconscio, nel quale siedono tutte le nostre dinamiche oscure che vanno portate in luce affinché effettivamente ci si conosca e si abbia la forza, la possibilità di mettersi in discussione e di visitare tutti quei propri lati d'ombra affinché pure appunto la luce entri dentro se stessi. Il mio libro, in 3 grandi capitoli, da amore arrangiata, interrotta, ti amo di luce, è proprio questo viaggio, un viaggio che compito realmente nella mia vita, da amore arrangiata, della mia realtà, nella quale in un momento in cui la disperazione si proiettava sulle mie storie d'amore, sui miei partner, poi a un certo punto della disperazione mi chiesi, ma forse sarà mia la responsabilità di tutto quello che mi capita, e ho cominciato a fare 20 anni di percorsi di introspezione attraverso il rilascio emozionale, oggi sono anche una terapeuta per il rilascio di blocchi emozionali. Interrotto però era proprio questo, il secondo capitolo è proprio la ridiscesa all'interno di questo dolore, invece di essere ancora arrangiato come il primo capitolo nel quale si proietta sull'esterno la propria disperazione, interrotto era voglia di rivisitare tutta questa disperazione fino all'ultimo capitolo che si chiama Ti amo di luce, un vero momento di forte ispirazione, di connessione con gli angeli, dove io poi ho capito che l'amore non va cercato, perché noi siamo l'amore, l'amore è sempre, costantemente, tutto intorno a noi, e il senso è soltanto aprirsi senza paura e mettersi completamente in connessione con questo amore che è divino e che ci ama, per il quale noi ci possiamo tutti noi sentire sempre completamente amati. Ma voglio leggervi una poesia che si chiama, proprio da che ha dato il titolo al capitolo Rintergrund, che si chiama proprio così, Rintergrund. Ve la voglio dedicare con questa ringraziamento, ringrazio tutti i momenti meravigliosi che ho sentito, e soprattutto per il cambiamento, per il cambiamento, perché la politica è cambiare noi. E spero che con questa poesia io possa portare veramente un messaggio a tutti quanti voi. Grazie. Stanno vicino a voi per la sentenza. Caso ispirato all'accia, adesso è nata. Mo ogni causa, porta e conseguenza, quest'umanità fascista è stata morta. O ti impazza nel porto, e respirare che sono l'umano molto rischiato. Mo chi pazziere il fuoco, abbrucia e abbraccia, che non può riparare quello che ha fatto. Potere e famiglia, quasi da legge che sconclassata chi credeva a noi, e incoronata chi faceva legge, mozziana ci accampa senza valore. Viola la vita, a pace e l'armonia, si è preparato a scendere l'occhio forte che ha fatto l'oltraggio per l'annanza a Dio, creando solo sofferenza e morte. Manca memoria e a storia del passato, ciò schiede, scende, uccide e chiama sotto. Che tanta storia, una barba allumata, st'umanità che ha prodotto. E Dio la ci vede indifferente, ci ha stato solo un'occasione. E a questa terra sonda che non sente, mossa parlando. E che siamo d'accordo. Mo tutte le mani saranno fuglie, la mezza e con peste male. E l'uragano spazzerà l'odio e l'arancia. E poi per mano sta terra è tutta grande al loro mano. Zio Teo, senta quasi un rio. Aspetta, sta terra sarà recente. Suonando un po', mi scende. Capolino, Madonna, la sua e non so, perfetto. Che forse solo Dio sa la strada, amadandata tra dolore e chianto, pur cercando come è complicata per chi nascente umana essere santo. Ma capocino di un tempo di giudizio, allora,
serve solo compassione. Priamo, passanare il che è vizio, mo amore e fede, e a sua legge. Dammici ancora mano, e Dio ci senta, si sta ma unito un fuoco in una buccia. Provamo, fino all'ultimo momento, dentro a sti grotto, a fatta si lancia. Thank you.